ci vedo. Cosa? Finalmente io ci vedo. Gesù di Nazareth ha ridato la vista a un cieco. Gesù di Nazareth. Estra. Estra. Buon maestro! Ti prego, dimmi, maestro, quale bene dovrò fare per avere la vita eterna? Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Avrai un tesoro nel cielo. Poi torna e seguimi. Devo vendere ogni cosa. Tutto quello che ho al mondo. Tutto quello che mio padre è riuscito a guadagnare. Ogni cosa. Non puoi servire due padroni. Dio e il denaro. Avete visto? È più facile a un cammello entrare nella cruna di un ago che a un ricco poter entrare nel regno di Dio. Maestro! Maestro! Maestro, bisogna mandar via tutta questa gente. Non abbiamo niente da dargli da mangiare. Se scendono al villaggio forse troveranno da sfamarsi. Non aver fretta di mandarli via. Sarete voi a sfamarli. Maestro, non possiamo. Saranno almeno 4.000 persone. Come faremo a sfamarli tutti? Distribuite quello che c'è. Abbiamo soltanto 2 pesci e 5 pani d'orzo. Mettete nei cesti il pane e i pesci. E sfamate questa gente. Andate. Cosa aspettate? Fate quello che dice. Mi dispiace, ce n'è uno solo. Non abbiamo che questo. Ma abbiamo fatto. Ma che? Non ce n'è un solo, il cesto è pieno.
Gesù di Nazareth ha fatto un miracolo. Gesù è il Messia! Gesù di Nazareth ha fatto un altro miracolo! Vamos, Dio agisce in Gesù di Nazareth, è chiaro. Grazie a lui potremo liberarci dalla nostra schiavitù. Dobbiamo vendicare la morte di Giovanni Battista e uccidere Erode. E allora che aspettiamo? Sentite, è stato detto e ridetto ancora che il regno è vicino. Ora un regno ha bisogno di un re, vero? Quindi è tempo che il popolo e le tribù di Israele seguano Gesù di Nazareth. Se ci guiderà lui, saranno in molti a seguirci. Marceremo su Gerusalemme e a Pasqua proclameremo il regno dei cieli sulla terra. Basta! Ora basta, smettetela di dire sciocchezze. Non è tempo di fantasie assurde questo. Tu vuoi uccidere Erode, tu marciare su Gerusalemme. Ti staccano la testa soltanto a dirlo. E lo faranno, ve lo assicuro. Amos. Amos, questi che viviamo sono tempi oscuri e tutti quanti noi ne soffriamo allo stesso modo. Ma io non posso tollerare l'idea di vedere Gesù frainteso da uomini come voi. Il suo verbo è più forte di tutta la vostra falsa eloquenza. E quanto ai suoi nemici, eh? Che cosa sconfiggerà i suoi nemici? Che cosa potrà disarmarli? La vostra follia disperata o le sue parole? Giuda, devi condurci subito da lui, è inutile aspettare. Il Battista aveva ragione. Vanno cambiati gli uomini prima di cambiare i regni. Non ostacolarci, Giuda, è il mio consiglio. Fratelli, Giuda non riuscirà a fermarci. Condivido abbastanza le sue idee. Erode morirà, questo è più che certo. Morirà per pagare il sangue del Battista. Ma sono d'accordo con Giuda. Gesù di Nazareth bisogna tenerlo in disparte per il momento. È meglio per tutti che non si parli di lui adesso. Andremo a Gerusalemme e aspetteremo la Pasqua. Allora tu ci porterai da lui, Giuda. Ci sono dei nostri fra le guardie del Tempio. Affronteremo i Sadducei con loro e li forzeremo a dichiarare Gesù re dei Giudei. Siete tutti d'accordo? Sì, certo. No, Amos. Io non sono d'accordo. Vi ho ascoltato tutti quanti e nessuno di voi si è reso conto di cosa Gesù di Nazareth rappresenti e quanto sia importante il suo avvento per noi. Fratelli, fino ad oggi anch'io, come voi, pensavo che il popolo di Israele dovesse sollevarsi nel nome del Messia e spezzare le sue catene. Ma ora ho capito. Sono sicuro che Gesù di Nazareth può fare molto di più di questo. Con la sua guida Israele riavrà la sua pace. Non con la violenza, ma ritrovando la sua anima. Simone. Simone, tu non puoi abbandonare la causa. Noi abbiamo avuto fede tutta la vita. Devi scegliere. Io scelgo di pregare per voi e di seguire Gesù di Nazareth, se vorrà accettarmi. Ti accetterà, Simone. Thank you.
Giovanni Battista non mangiava carne e non toccava vino. E voi diceste che era posseduto dal diavolo. Che cosa direte di me? Che mangio e bevo liberamente con voi. Sicuramente che sono un gaudente, un goloso. Amico di tutti i peccatori. Rabbi, tu sei ingiusto con noi. Noi rispettiamo il tuo insegnamento, conosciamo la sua importanza, ma vogliamo sapere se intendi rispettare le nostre leggi. Ci dicono, per esempio, che hai guarito dei malati di sabato. Vuoi che il nostro popolo non rispetti più il riposo del sabato? Ma se uno di voi avesse un capretto che gli è caduto nel pozzo di sabato, non andrebbe subito a salvarlo? Ma Dio ha fatto il sabato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. No, no, ci rendiamo conto di questo. Ci rendiamo conto di quello che vuoi dire. Ma non creerà confusione per gli sprovveduti? Noi viviamo secondo la legge. Se cominciamo ad ammettere eccezioni alla legge, dove andremo a finire? Oggi, se non fosse stato per la severità che ci ha tramandato Mosè, noi non avremmo le leggi, noi non avremmo, non saremmo nemmeno più un popolo unito. Perciò l'eccessiva tolleranza, l'indipendenza per i peccatori che ti sta a cuore, ci fa pensare che siano un rischio per la nostra gente. La legge mi dà sicurezza. È la guida di tutta quanta la mia esistenza. Un metro di giudizio. Quest'uomo ha ragione, quest'uomo ha torto. E tu non devi giudicare. Ma tu, come figlio di Israele, sai che siamo stati scelti da Dio fra tutti i popoli perché fossimo in terra la nazione eletta. Ed è per questo che ci ha dato le nostre leggi, la Torah, che è la legge della vita. E dobbiamo separare, respingere da noi coloro che peccano, se vogliamo essere puri e giusti. Ma chi è giusto agli occhi del Signore? Qual è il cuore della legge? Ascolta, o Israele. Tu amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutta la tua forza. Questo è il massimo comandamento. Dici bene. Tu non sei lontano dal regno di Dio, Giuseppe di Arimatea. Ma c'è un altro comandamento. Altrettanto grande. Devi amare il prossimo tuo come te stesso. Ma chi è il mio prossimo? Oh, fatemi passare! Devo vederlo! Lasciatemi, fatemi non passare! Non puoi entrare! Ma scandalo! Che succede? Ma che cosa vuoi? Ma è lì? Ma no! Puoi entrare! Fuori, fuori! Ma che fa? Simone, fa qualcosa! Questo non è posto per te, vattene. Andiamo, su, esci da qui. Simone, siediti. Ma Rabbi, tu sai che razza di donna è questa? Simone, ti prego. Quando sono venuto nella tua casa, non hai versato acqua sui miei piedi, non mi hai baciato, non hai preparato unguenti per me. Lei mi ha lavato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Io lo so che i tuoi peccati sono tanti, ma ti sono tutti perdonati perché hai molto amato. Non peccare più.
Aspetta. Prendi questo unguento e conservalo per la mia sepoltura. Sanate gli infermi, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Non prendete con voi altro che un bastone. Non bisaccia, non provviste, non denaro. E quando giungete a una città o a un villaggio, cercate chi è degno e restate con lui. E se qualcuno non vi accoglie o non ascolta le vostre parole, andatevene e scuotete la polvere dai vostri piedi. Sodoma e Gomorra nel giorno del giudizio avranno miglior sorte di quella città. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque accorti come serpenti e candidi come colombe. Non vi preoccupate di quello che direte, né di come parlerete. Non sarete voi a parlare, ma lo spirito del Padre vostro parlerà per voi. Quello che gratuitamente avete avuto, datelo gratuitamente. Andate. Benedetta sei tu fra tutte le donne. Tu sei sua madre. Chiunque obbedisce al nostro Padre che è nei cieli è suo fratello, sua sorella, sua madre. Sono simili cose. Perché due discepoli di quel Gesù di Nazareth
Stavano predicando in città. Ma noi sappiamo bene, maestà, che Gesù il profeta non ha niente a che fare con gli zeloti. Lui forse no, ma loro si servono di lui. Sì, come fecero con Giovanni Battista, lo sai, che è molto più dannoso ora di quanto non lo fosse da vivo. Bada a te. I sette buoni a nulla, mi vorreste morto, eh? Ma io mi difendo da solo. Fuori, fuori! Nessuna pietà per gli zeloti. Muoviti! Forza, cammina! Avanti, avanti! Erode! Che tu sia maledetto da Dio! Leggo la corda, presto! Presto! Siete pronti? Uccideteci pure! Dal nostro sangue, Erode, ne risorgeranno 100, 1000 che ci vendicheranno! Nel nome del re, uccideteli! Povero Amos. Morire così. Lui che era così forte, così buono. Non sentirti in colpa, Simone. Lo avevi messo in guardia, non dimenticartelo. Erano i miei fratelli, Giuda. Con loro ho diviso la mia infanzia. Ah, sì, certo, erano dei folli, lo so. Ma era gente onesta. Illusa solo di poter forzare la volontà di Dio. Esatto. Adesso Gesù verrà con noi a Gerusalemme. E i saggi del Sinedrio dovranno ascoltarlo e venire a patti. Non ci sarà più bisogno di spargere sangue. Vieni. Andiamo a raggiungere il maestro. Andiamo! È successa la stessa cosa anche a me. Lo stesso mi è venuto vicino e ha voluto che lo toccassi. E a me una leprosa dice di essere guarita solo perché l'ho sfiorata con la mia Lasciami ombra. Finire, quello storchio, appena l'ho toccato, si è messo a camminare. Una vecchia voleva che io... Dovunque sono andato, tutti a chiamarmi Rabbi. Anche a me. Sì, guariscimi, sì. Salvami, Rabbi, dicevano. Mi sono Avevo paura, avevo paura, ma poi all'improvviso le parole mi uscivano di bocca per conto loro. Sì, anche a me. La stessa cosa che è successa a Pietro. Sì, sì. Non si parla che di te in Galilea, dappertutto. È vero. Vero. Chi pensa che io sia la gente di Galilea? Molti dicono Giovanni Battista. Non vogliono ammettere che sia morto. No, lo sanno che è morto. Purtroppo lo sanno. Però dicono che tu sei Giovanni Battista redivivo. Sì, e sì. E io ho sentito dire che tu sei il profeta Elia, tornato nel mondo. E altri invece dicono Geremia o Ezechiele. E voi chi dite chi io sono? Io dico che tu sei il Messia. Il figlio del Dio vivente. Quello che hai detto, Simone, figlio di Giona. Sarai per sempre beato fra gli uomini. Questa verità non te l'ha rivelata la carne o il sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. E d'ora in poi io ti chiamerò Pietro, la roccia. E sopra questa roccia appoggeranno le fondamenta della mia chiesa.
Le soglie dell'inferno non prevarranno su di essa. A te io do le chiavi del regno dei cieli. E a voi tutti dico questo. Pietro ha detto la verità. E ora la conoscete. Ma non dovete rivelarla a nessun uomo. Non è ancora il momento. Un'altra ora è arrivata. Che mi chiama a Gerusalemme. Oh sì, maestro. Devi andare a Gerusalemme, la città intera ti aspetta. Tutti gli anziani di Israele ti vogliono acclamare ed onorare. No, Giuda. A Gerusalemme il figlio dell'uomo non sarà accettato dagli anziani e dagli scribi del Tempio. Sarà invece condannato. Sarà consegnato nelle mani dei pagani, che lo scherniranno, lo tormenteranno. E poi lo uccideranno. Ma Dio, dopo 3 giorni, lo farà risorgere. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio del Signore. Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite allora. Gioite e rallegratevi, perché sarete ricompensati nei cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. E quando pregate, non usate parole inutili, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima che glielo chiediate. Pregatelo dunque così. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane.
e rimetti a noi i nostri debiti come li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione. Ma liberaci dal male. Maestro. Maestro, hai detto che vuoi andare a Gerusalemme. E che a Gerusalemme ti uccideranno. Se questo è vero, è nostro dovere impedirti di andarci. Non puoi volere che avvenga questo. Ragionano gli uomini così. Il Signore ragiona diversamente. È il demonio che parla attraverso te. Allontanati da me, Satana. Thank you.
erano arrivati! Venite! Gerusalemme! Guardate, guardate! Gerusalemme! Grazie, Signore, di aver condotto i nostri passi sin qui! Benedetto sia il Signore! Ti ringrazio, Signore. Venite, andiamo, venite! 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 Un giorno ancora e saremo arrivati. Gerusalemme sarà colma di pellegrini per festeggiare la Pasqua. Credi che andremo subito al Tempio? Lui ha detto che lo ammazzeranno se va in città. E che poi risorgerà. Maestro! Maestro! Vengo da Betania. Marta e Maria, le sorelle del tuo amico, mi hanno mandato qui a chiamarti. Lazzaro sta morendo. È in agonia. Va. Di loro che verrò. Sì. Ecco Marta. Signore, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo. Ma io so che qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la concederà. Perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei il Figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra a portarci la vita. Dove l'avete sepolto? Vieni e vedrai. Signore, Signore, oh Signore, quanto ho pregato perché tu venissi. Solo tu potevi salvare Lazzaro dalla morte. Aprite il sepolcro. Ma è morto già da 3 giorni. Il suo corpo sarà in decomposizione. Aprite il sepolcro. Grazie per avermi ascoltato, padre.
perché io sono la resurrezione e la vita. E chi avrà fede in me vivrà in eterno. Gli abissi della terra si sono dischiusi davanti a me. I popoli del passato hanno ghermito la mia vita. Ma tu mi hai strappato alle tenebre, Signore, mio Dio. Lazzaro! Vieni fuori! I documenti che mi hai chiesto, maestro Zera. Beh. Sono estremamente lusingato di questa visita, ma posso sapere lo scopo, Giuda?
Maestro Zera, con tutto il rispetto, siamo in molti in Israele a ritenere che la tua influenza nel Sinedrio offra grandi speranze per il futuro. Non potrei augurarmi una presentazione più autorevole per il sommo sacerdote Caifa. Beh, visto che sai tutto di me, non ti sorprenderà che anche noi sappiamo molto del tuo rabbi di Nazareth. Miracoli, grazie, resurrezioni, davvero straordinario. Mi dispiace solo che le mie tante occupazioni mi abbiano finora impedito di conoscerlo un po' meglio. Se tu lo conoscessi, Zera, saresti già persuaso che Gesù è l'unico uomo al mondo che può portare pace in Israele. Eh? Gli zeloti lo sanno bene. Forse ti meraviglierà, ma ne sono al corrente anche le guardie del Tempio. I romani sono un popolo pratico. A loro va bene chiunque possa riportare la pace in questo paese. Se è una pace che non gli costa nulla, tanto di guadagnato. Il Sinedrio deve proclamare Gesù di Nazaret re di Giudea e dire ai romani... Cosa? Caro Cesare, abbiamo un nuovo sovrano, uno che viene dalla reale casa di Davide, di cui ci fidiamo ciecamente, che predica pace, tolleranza e amicizia anche verso i romani. Quindi ritirate le vostre legioni perché non servono più. È questo il tuo piano? Sì, proprio questo. Dovrò spiegarlo davvero molto bene ai romani perché richiamino le truppe e il procuratore, senza parlare degli esattori delle tasse. So che tu ami scherzare, ma questo non è il momento. Ah, d'accordo. Non mettiamoci a litigare. Cosa vuoi che faccia? Che Gesù di Nazaret possa essere presentato agli anziani del Sinedrio. Sono in grado di prometterti che avrà questa possibilità, Giuda. Presto, venite! È là! Dove? Dove? Di là, da quella parte! Presto, corriamo! Gesù! C'è Gesù! Sì, ha risuscitato Lazzaro che era morto! Chi è questo Gesù di Nazareth? È un profeta, un grande profeta. Ma come? Su un somaro. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il figlio di Davide. Tu sei il profeta. Benedici il Signore. Per la nostra salvezza. Osanna al figlio di Davide. Isaia ha detto: Gerusalemme, figlia di Sion, ecco, guarda il tuo re che viene a te umile e mansueto. Nel tempo. Vai a predicare altrove. È sempre stato così. Ti do uno shekel di più. Mi dispiace, ma non posso darti di più. Anche se vai dagli altri lo stesso. Il cambio oggi è questo. Due agnelli per 8 shekel. Questo è il cambio di oggi. 2, 3, 4. Gerusalemme! La più infame delle città! Non puoi amare due padroni! Il tuo Dio è il denaro!
sapevate? È impazzito! Che me ne faccio dei vostri ricchi sacrifici? Dice il Signore, per me non portate più di questi affetti! Questa è la casa della preghiera. E voi l'avete trasformata in un covo di ladri! È stato lui! Ma questo è un pazzo! Altro che profeta! Fermi! Rabbi, il mio nome è Zera. Sono uno scriba in questo santo luogo. E io, come i miei fratelli, ho seguito la tua missione con grande interesse. Abbiamo sentito tante cose su di te che ci rallegrano, ma quello che hai fatto qui oggi ci sorprende e ci turba. Forse hai intenzione di distruggere questo sacro tempio? Il tempio non è fatto di pietre. È la casa del Signore. E finché il Signore vi dimora, nessuno potrà distruggerlo. Distruggi questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Ci sono voluti decenni per costruire questo tempio e tu credi di poterlo rifare in 3 giorni. L'hai detto. Ma la tua mente è chiusa. Rabbi, è aperta più di quanto tu non creda. Maestro, quello scriba aveva tutte le intenzioni di accoglierti amichevolmente. Voleva ascoltare la tua parola. Scoraggiarlo è stato conveniente. La sua mente è una delle più aperte del Sinedrio. Apri il tuo cuore, Giuda, non la mente. Apri i tuoi occhi e il tuo cuore. Zera! Maestro Zera! Ah, mio caro Giuda. Devo dirti la verità, il tuo maestro non mi sembra che abbia una prudenza esemplare, ma è uno straordinario personaggio. E noi continueremo a osservare il suo operato con grande interesse. Tuo figlio deve predicare nel tempio. Vuoi che ti conduca da lui? No. Aspetterò. Lo vedrò quando sarà tempo. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Poiché vi dico che molti profeti e re vollero vedere quello che voi vedete e non lo videro. Vollero udire ciò che voi udite
e non l'udirono. Io ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai voluto nascondere queste cose ai sapienti e agli scaltri, e le hai rivelate invece ai semplici, agli umili. Chi vuole essere grande nel mio regno, sia servo del suo prossimo. E chi mi vuole seguire, sia pronto a rinnegare se stesso, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per i peccati del mondo. Venite a me, voi che siete oppressi e sofferenti, e vi darò il riposo. Venite, o benedetti dal Padre mio, ed ereditate il regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo. Allora il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e vi dirà: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa, ero nudo e mi avete vestito, ero prigioniero e mi avete visitato e mi curaste quando mi vedeste infermo. Allora domanderete: quando abbiamo fatto tutto questo per te? E il Figlio dell'uomo vi risponderà: chiunque l'avrà fatto per il più piccolo dei miei fratelli, l'avrà fatto a me. Ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è Dio. Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio. Ascolta, Israele, il Signore. Eccolo, è lì. Tu amerai il Signore Dio tuo. Queste parole che non le mani. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno. Tu amerai il Signore Dio, il Signore è uno. Questa l'anima è uno. Queste parole che mi insegnerai, la legge è questa parola che mi manca dentro il Signore. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno. Tu amerai. Maestro, io sono Barabba, uno zelota. Prima che lo ammazzassero, Amos ci ha fatto avvertire dicendo di accordarci con te. I miei fratelli sono pronti. Li abbiamo anche nel tempio, sai. L'ora della nostra vendetta contro i romani è vicina. Ogni giorno l'oppressione si fa più dura e il popolo sta perdendo la speranza. Ma se tu ci guidi e con le nostre armi a tuo sostegno, rialzerà la testa e saprà ribellarsi. I sacerdoti e i sadducei ci esortano a tollerare l'occupazione di Roma, ma non parlano a nome del popolo ebreo. Dacci tu istruzioni. Qualunque cosa dirai, ti seguiremo. Amate i vostri nemici e perdonate coloro che vi sfruttano e vi perseguitano.
Il giorno del perdono è arrivato. Perdonare Erode. Perdonare i romani. Perdonate tutti. Ma i romani hanno massacrato centinaia di bambini, poveri innocenti, vecchi, vite stroncate senza pietà, senza ragione. Non credo che tu voglia veramente perdonare. Alla spada si risponde con la spada. Tutti coloro che impugneranno la spada, Barabba, sarà la spada a farli morire. Ma il Signore non vuole il dominio dei pagani in Israele. No, Barabba. L'odio impedisce ai tuoi occhi di vedere. La nuova Gerusalemme non sarà costruita sulla vendetta e sulla violenza. La saggezza di Dio riempirà la terra, come l'acqua riempie il mare. Il lupo e l'agnello vivranno insieme in pace. Non vi saranno più delitti né ingiustizie. E la voce del pianto non sarà udita mai più. Mentre aspettiamo che quel giorno arrivi, al popolo non resta che morire e lamentarsi. Barabba, se tu vuoi seguirmi, devi credere in me. Sono venuto per prendere su di me le ingiustizie del mondo. Chi vuole seguirmi deve fare come me. No. Barabba, usare quelle parole, lo sai, è un sacrilegio. E tu ne sei responsabile. Non avete mai letto i salmi? Le bocche dei bambini e dei lattanti hanno proclamato la verità. Aiutaci, tocca a mio figlio, maestro. Tu sei il figlio di Dio. Maestro, parlaci, signore. Portaci la tua parola. Lascia che io tocchi la tua veste, maestro. Tocca il mio bambino, maestro. Tu sei il figlio di Dio. Sei colui che viene nel nome del Signore. Aiutaci, maestro. Osanna! Lascia che io tocchi la tua veste, maestro. Con quale autorità tu fai tutte queste cose? Prima di risponderti, ti farò io una domanda. Da chi Giovanni Battista ebbe l'autorità di battezzare? Da Dio o dagli uomini? Beh, ma io non lo so, non ne ho idea. Molto bene. Tu non sai dirlo. E neanche io ti dirò con quale autorità faccio queste cose. Ma voglio raccontarvi una piccola storia. Sì, racconta, racconta. Venite, sentite. C'era una volta un uomo che aveva due figli. E al primo figlio un giorno disse: va a lavorare la vigna. E il figlio disse no. Ma dopo ci ripensò e andò. Capito? L'uomo disse la stessa cosa anche all'altro figlio, il quale rispose: vado subito, ma non andò. Ora, quale dei due figli ha obbedito al padre? Il primo. Infatti, il primo. E che significa questa storia? Che ci sono quelli che credono di essere giusti perché dicono sì a Dio, ma con il cuore poi non lo seguono.
Giovanni Battista venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non voleste credergli. Molti peccatori invece gli hanno creduto. E per questo potranno salvarsi prima di voi. Voi che mi ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi perseguitano. Se amerete soltanto quelli che vi amano, quale sarà il vostro merito? Anche i pagani amano chi li ama. Se qualcuno vi percuote sulla guancia destra, offritegli anche l'altra. E se qualcuno vi porta via la tunica, dategli anche il mantello. Date. Date a chiunque vi chieda. E a chi vi porta via quello che è vostro, non chiedete che ve lo renda. Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Non giudicate e non sarete giudicati. Non cercate la pagliuzza nell'occhio del fratello quando avete una trave nel vostro. Perdonate e sarete perdonati. Beato chi perdona. Come il nostro Padre che è nei cieli, perdona noi. E se temete di non riuscirci, chiedete al Padre che vi soccorra. Il suo aiuto non vi mancherà. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta. Quale padre rifiuta al figlio il suo aiuto? E se voi che siete imperfetti sapete che cosa è bene per le vostre creature, tanto più il vostro Padre Celeste che è perfetto vi ascolterà e vi darà lo spirito del perdono. Oh, peccato! Deve essere lapidata! No! Una peccatrice! Brava! No! È colpevole! Adulteri! Hai tradito tuo marito! Sì, a tempio! A tempio! Venite! Dobbiamo giudicare questa peccatrice! Venite. Che cosa succede? Ha peccato! È un'adultera, deve essere punita secondo la legge! Portatela dal maestro! Via! Via, cammina! No! No! Fermi! Avanti! Fermi! Un momento! Maestro, che dobbiamo fare? Questa donna è stata colta in flagrante adulterio. La legge di Mosè dice di lapidarla. E tu cosa dici? Rispondi, maestro. Cosa dobbiamo decidere? È una peccatrice. Dobbiamo lapidarla. Chi fra di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Adesso
Dove sono i tuoi accusatori? Non c'è più nessuno che ti voglia condannare. No. No, nessuno. E neanche io ti condanno. Va. E non peccare più. Mi scuso se ti disturbo, signore, ma vorrei chiederti di farmi un grande piacere. Ho un servo in casa che è con me da molto tempo ed è leale, devoto, più un figlio che un servo. Ora è malato e credo stia morendo. Signore, in tutta umiltà vorrei domandarti... Tu vorresti che venissi a casa tua. Va bene. Verrò. Oh, no. Io non sono degno di accoglierti sotto il mio tetto. Io so che se tu dirai una parola, il mio servo guarirà. Io sono abituato a ricevere ordini, ma a mia volta ho autorità sopra 100 soldati e se dico a uno dei miei, fa questo, so che lui lo farà. E se dico a un altro, vai lì, so che lui ci andrà. È inutile che controlli. Lo so. Così è sufficiente che tu dica una parola e sarai obbedito. Lo sentite, quest'uomo? È un pagano, eppure non ho mai trovato tanta fede nel popolo di Israele. Torna a casa. La tua fede ha guarito il tuo servo. Così è un amico dei Romani. Sì, infatti. Allora è contro di noi. Ma noi sappiamo di essere il popolo eletto. Come può un pagano essere più meritevole di un figlio di Abramo? Tutti gli uomini sono benvenuti alla tavola del padre mio. Ricchi, poveri, padroni, servitori, figli di Abramo e figli di pagani. Decio! Decio! Decio, Marco sta bene, è guarito! Marco sta bene, vieni a vedere! Cosa? Sì, è guarito, no. Vieni! Avanti, andiamo! Vieni a vedere con i tuoi occhi! Su, che aspetti, è guarito, andiamo! Vieni. Sì, vieni! Andiamo! Confesso che sono affascinato dal potere che quest'uomo sembra avere sulla gente e voglio scoprire l'origine di questa sua forza. Devi ammettere che è capace di cose straordinarie. C'è chi afferma di averlo visto resuscitare un morto. Un trucco per preparare il suo ingresso a Gerusalemme. Sì, vi prego, fratelli, calmatevi e riflettete. Dobbiamo agire con molta cautela.
Venite qui. Dite al capo delle guardie del tempio di convocare subito il gran sacerdote Caifa. Fate la carità a un povero cieco. La carità. Fate la carità. Possa il Signore nostro ripagarvene. Il Signore vi dia la salute. Fate la carità. Fate la carità. Pietà per le povere. La carità. Fate la carità. Fate la carità. Il Signore vorrà ripagarvene. Fate la carità. Aiutatemi, sono nato cieco. Vi prego, aiutate un cieco, vi prego. Fate la carità. Guadagna bene a fare il cieco, ecco perché. Se ci vedesse che gli darebbe più niente. Ma che volete? Sto fermo! Non toccatemi! Poi ci ringrazierà. Non mi toccate, vi ho detto. Non che vogliamo farti del bene. No. Maestro, quest'uomo non può vedere. Ha accettato la sua vita così, perché cambiargliela? Quest'uomo vive nelle tenebre. Calmatevi! Ma finché sarò sulla terra... No, non voglio. Sarò la luce del mondo. No, ma non fare così! Non mi toccate gli occhi! Non ma voglio che me li agitiate! No, non dopo toccatemi ci vedrai. Gli occhi, no! Io no. L'ho visto fare miracoli! Oh. Devi solo credere! Abbi fede! Mi fai male! Oh, che dolore mi fanno! Bruciano! Ma cosa mi avete fatto? Cosa mi avete messo sugli occhi? Lavate i suoi occhi. Presto! 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 Ma che cos'è? Il maestro ha dato la disposizione. Adesso ci ha preso. Come è possibile? Io ci vedo! Io non sono più cieco, ci vedo! Io vedo te! Sempre la nascita. Ma io ci vedo! Fratelli, io ci vedo! Ma allora è vero! Ho finito di essere cieco! Ora vedo! Vedo tutto! Che cosa dice? Cosa significa? Che l'ha guarito. Non è possibile guarire un cieco. Posso vedere il mondo! Posso vedere tutti! I miei occhi sono aperti! Fratelli, vi vedo tutti! Ma come si ci vede? Il maestro l'ha guarito. È un miracolo! Fate passare i saggi del tempio. Largo! Via, toglietevi di mezzo. Guarda. Che stai dicendo tu? Che ti ha fatto quell'uomo che dice di averti guarito? È un profeta, non ci sono dubbi. Miserabile. Quell'uomo è un peccatore, non è lui che ti ha guarito, ma Dio. Io non lo so, non so niente di niente. So soltanto una cosa. Non ci vedevo prima. E adesso ci vedo. È un vero profeta, è un miracolo. È lui l'uomo mandato da Dio. Posso vedere il mondo. I miei occhi sono aperti. Il cieco lo vede. Dov'è? Dov'è?
ci vedo. Io non sono più cieco. Ci vedo. Chi è maestro? Perché io possa aver fede in lui. È colui che ti parla. E ora tu puoi vederlo. Io ti vedo, Signore. Fate passare gli scribi del tempio! Fate passare! È un bugiardo! Questo piccolo impostore non è mai stato cieco! Ma come se non è vero? Lo sappiamo tutti che fingeva di essere cieco per guadagnarsi da vivere! Non è vero! Com'è possibile? Io lo conosco! Era cieco! Era cieco dalla nascita! È un miracolo! Che vuoi dimostrare? Che tu sai ridare la vista ai ciechi? Io sono venuto in questo mondo per rendere la vista a quelli che sono ciechi. E per toglierla a coloro che credono di averla. Che cosa vuoi dire con questo? Che noi che siamo giusti siamo ciechi? Se voi foste ciechi, sareste senza peccato. Ma poiché dite di vedere, la vostra colpa rimane. È vero, il suo potere gli viene da Dio. Gli scribi non parlano per noi. Quest'uomo è assistito dal diavolo. È un profeta. È un ciarlatano, un fanatico, un malfattore. Dobbiamo cacciarlo dal tempio. È un bestemmiatore, un bugiardo. Guai, guai a voi, scribi e farisei. Ipocriti, guai. Voi chiudete le porte del cielo davanti agli uomini. Invitati non entraste, né lasciaste entrare gli altri. Maestri del nulla! Che filtrate un'inezia e inghiottite un cammello! Guide cieche, vi prostrate davanti alle minuzie del diritto e calpestate il cuore della legge! Giustizia, misericordia, fedeltà! Voi siete ipocriti come sepolcri imbiancati che sembrano splendidi di fuori, ma dentro pieni di ossa di morti e di putrefazione. E a voi che ponete il vostro orgoglio in questo tempio perché lo avete ornato di belle pietre, io dico che Dio lo abbandonerà e che non ne resterà pietra su pietra. La vostra è divenuta la casa della desolazione. Non è più la casa di Dio, ma della lucertola e del ragno. Serpenti, razza di vipere, come potete sperare di sfuggire all'ira che vi sovrasta? A voi che allontanate da me i vostri figli, io dico che potrete rivedermi ancora solo il giorno in cui riuscirete a gridare: benedetto colui che viene nel nome del Signore, perché io e il Padre mio siamo una e una cosa sola. Fuori dal tempio, bestemmiato! È un uomo giusto! Voi gettate Israele nel peccato! Voi avete tradito il Signore e ora disprezzate l'uomo del Signore! Gesù parla per il popolo di Israele! Sono la verità del Signore! Ricordate il profeta Isaia! Uccidiamolo! È un blasfemo! È un uomo giusto! Cosa sta succedendo? Io vado a dare un'occhiata. Stai di guardia all'insegna. Va bene. Ascolta, cioè. A morte i romani! Non è il Messia, è un falso profeta! È alleato dei romani! A morte, a morte! Ribellatevi, è venuta l'ora! Traditore! Traditore! Traditore di Israele! Lapidatelo! Uccidiamolo! Arrestatelo!
Pietro! Ascoltami, sono venuto a offrirvi il mio aiuto. Rabbi Nicodemo. Sì, sì. Io devo avvertirti. Voi tutti siete in pericolo. Bisogna persuadere il tuo maestro a non farsi vedere troppo in pubblico. È Dio che ti ha mandato Rabbi Nicodemo. Parlagli tu. Se gli parli tu ti starà a sentire. Vieni. Maestro. Sono stati convocati i padri e gli anziani del Sinedrio. Tu hai molti nemici là dentro, ma hai anche degli amici che sanno che tu sei un saggio mandato da Dio. Nessun uomo può fare quello che fai tu, né dire le parole che pronunci tu, se Dio non gli è vicino. Tuttavia, il mio cuore è turbato e la mia mente è confusa. Aiutami tu a vedere la verità. Se l'uomo non può rinascere una seconda volta, non entrerà nel regno di Dio. Possibile? Come si può tornare nel grembo materno una seconda volta? Tutto quello che viene dalla carne è carne, ma quello che viene dallo spirito è spirito. Tu che sei un maestro di Israele, Nicodemo, perché ti meravigli se ti ho detto che devi nascere una seconda volta? Il vento soffia dove vuole e tu senti la sua voce, ma non sai di dove venga né dove vada. Così è di ognuno che è nato dall'acqua e dallo spirito. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, così che chiunque avrà fede in lui non perirà, ma vivrà in eterno. Dio ha inviato il suo unico figlio nel mondo, perché il mondo possa essere salvato da lui.